nella scorsa puntata di Disegnando l'Italia. Di notte Nazzi va, ovunque la bici lo porterà. Una nuova esperienza avvolge la giornata di Nazzi, che dopo essere tornato a casuccia, si sveglia e si prepara per ripartire. Un cammino faticoso, lungo e amaramente caldo. Che porta il nostro viaggiatore a Porto Levante, dove di colpo si trova immerso sott'acqua, ad inseguire pesciolini. Finito ciò, e con la gamba dolente, torna nel suo rifugio dove ci resterà per più giorni. Buongiorno mondo, buongiorno ragazzi miei. Raga, sta giornata è iniziata malissimo, a parte che sono mezzo addormentato, però ho ancora problemi alla gamba. Non so se si vede, ma rispetto all'altra è molto più gonfia e sento che i dolori non sono solo più allo stinco, ma anche alla parte superiore. Purtroppo la tappa di oggi è abbastanza complicata perché è lunghissima, è davvero lunga e io non voglio forzare più di tanto la gamba, se no qua non arrivo più a casa. Penso che mi prenderò una stagionata di riposo, cercherò di curarla nel miglior modo possibile, di capire un pochettino che cos'è che non va, con la speranza che sia tutto a posto. Mi tocca stare fermo qua anche oggi. E mentre massaggiavo la mia gamba e parlavo con lei per capire quale sia il suo problema, ricevo una chiamata da Franco, il sindaco di Rosolina, che mi sta chiamando tantissime volte per sapere se ho bisogno di qualcosa, se è tutto ok, dove mi trovo. Diciamo che mi ha preso proprio a cuore. E niente, gli ho spiegato un po' la situazione, gli ho detto che resto qui un'altra giornata perché la gamba non mi permette di camminare, e lui si è messo subito a disposizione. Adesso sta venendo a prendermi, che vuole portarmi al pronto soccorso per vedere se riusciamo a fare dei controlli per capire cosa c'ho alla gamba, se posso camminare nei prossimi giorni o se mi conviene riposare un po' di più. Eccolo qua, è arrivato. Sono stato raggiunto da Franco, eccolo qua, il nostro caro sindaco, e adesso mi sta accompagnando al pronto soccorso. Franco si è messo a distanza di sicurezza. Mi hanno appena fatto una mini visita e mi hanno detto che devono farmi una radiografia e un'ecografia. Mannaggia. Ci vediamo dopo. Basta. Bene, direi che è arrivato il momento di esaminare i nostri reperti e iniziamo subito con l'esame del sangue. Raga, praticamente non c'è nessun valore più alto o più basso della media, sono perfetti. Poi, a parte questo, direi di passare alla radiografia, che dice che non ho nessuna lesione ossea, e invece l'ecografia dice che praticamente ho nel versante esterno un maggiore volume dei ventri muscolari con costruttura conservata senza evidenti lesioni, e si osservano anche maggiore spessore ed incremento dell'ecogenicità dello strato sottocutaneo. Cosa vuol dire? Raga, praticamente è un'infiammazione un po' anomala dovuta ad uno sforzo eccessivo della gamba. Non è colpa delle scarpe, ovviamente sì, hanno un po' colpa anche loro, perché comunque non mi permettono di appoggiare il piede nel miglior modo possibile, però principalmente è dovuto al fatto che comunque ho forzato troppo la gamba, e secondo me è stato per via del fatto che ho camminato scalzo con un peso sulle spalle per circa 12-13 km sulla battigia. Sbattere il piede su una superficie che comunque non è dritta ma è così, sicuramente ha forzato di più la gamba destra rispetto a quella sinistra. E mi è venuta questa specie di infiammazione che passerà con il tempo, ci vorrà qualche giorno. Infatti qua mi hanno consigliato di fare degli impacchi con arnica, cosa che già sto facendo, e di riposare per qualche giorno e prendere degli antinfiammatori. Quindi penso che, a parte oggi, resterò fermo anche domani, e se vedrò che migliora la gamba, dopo domani riprenderò il cammino. Se vedrò che ancora non è in perfetta forma, purtroppo anche il caldo non aiuta,
Resterò fermo qualche altro giorno fin quando poi sentirò che posso ripartire. Quindi adesso mi organizzo, vedo un pochettino dove restare, come restare e niente raga, mi tocca. Questa mi mancava lungo il cammino. È arrivato Franco. Perfetto. Beh raga, io sono tornato a Porto Levante e quindi saluto Franco. Grazie mille Franco. Ciao Nazario. Ci vediamo in questi giorni. Bene, buona grazie serata. Ancora. Ciao ciao. Ciao. Salutato Franco, sono corso subito a farmi una doccia fredda, raga, fa caldissimo. E niente, adesso ho deciso di andare a visitare un attimo la spiaggia qui vicino e per andarci però devo prendere un traghetto. Eccomi. Buia, buia, veloce. Oh, alla faccia, oh, è veloce il gabbiano. Ah. Direi che è arrivata l'ora di tornare a casuccia. Bene bene bene, ho messo la zanzariera alla mia tenda con la speranza che sia ben protetto dalle zanzare e che possa dormire un pochettino più al fresco dato che ieri sono morto di caldo. E niente, adesso entro in tenda perché le zanzare qua ne sono davvero tante e mi stanno sbranando vivo e cerco di riposare e di prepararmi per la giornata di domani, quindi ci vediamo tra un po'. Buongiorno, inizio anche oggi una giornata di riposo, di fermo, tanto non posso camminare. E direi di smontare la tenda, mettere tutto a posto perché devo lasciare Porto Levante e andare da un'altra parte. Uppla. Mannaggia. Prima di andare però ho raggiunto Mario, eccolo qua. Ciao. Per un saluto e adesso Mario metterà le mani su questo dispositivo portatile tascabile. Mamma mia, adesso lo utilizzeremo per tirare su una barca. Praticamente non è per niente semplice perché deve mettere le cinture in modo preciso, altrimenti non la può tirare su. Quindi la sta ributtando in acqua e la sta riposizionando. Forse ci siamo. Forse. Siamo. Mi sa che l'hanno appoggiata. Andata Mario? Ah, la barca è stata innalzata e poi riappoggiata. E niente, adesso penso che mi avvio verso il traghetto che mi porterà poi su quest'isola. Isola privata. Allora, vediamo un po' dove vado. Sto aspettando da un po', ma qua non vedo nessun traghetto, nessuna barca. Uffa! Niente, mi sa che il traghetto qua non ci passa, mi ha dato buca. E mo' l'unica soluzione che ho per arrivare ad Albarella è provare a chiedere il passaggio a qualcuno. Speriamo bene, userò la mia tattica segreta. Ecco che arriva una macchina. Salve! Come no? Come buona giornata?
Ecco, che caspita, non ha funzionato la mia gamba. E mo che faccio? Non passa più nessuno da qua. Ma tu muovete un po'. Raga, arrivo un'altra macchina. Dai, dai, che ho la coscia poco abbronzata. Salve. Buongiorno. Buongiorno. Me lo darebbe? Alla barba, niente questa mattina. Donna barbuta, sempre piaciuta. Ragazzi miei, lui è Roberto, eccolo qua, che mi sta accompagnando ad Alvarella. Meno male perché il traghetto non è passato e niente, quindi mi accompagnerà lui, poi arriverò là e vi vedo a riorganizzare nel miglior modo possibile. Bene, ragazzi miei, sono arrivato. Ma che bello. Bene raga, io sono arrivato e quindi saluto Roberto. Grazie mille per il passaggio. E niente raga, mi ha raggiunto Caterina. Lei è Caterina. Ciao. Piacere. Benvenuta all'isola di Alvarella. Sì, faremo un giro insieme e così adesso mi mostro un po' com'è l'isola, giusto? Déjà vu. Sono di nuovo con Caterina. Eccola qua. Per la seconda volta ci siamo salutati che me ne dovevo andare all'isola, invece sono tornato di nuovo qui su questa splendida isola. Dove? L'isola di Alvarella. L'isola di Alvarella è tanto bella che non te ne vai più. Il viaggio si ferma. E quindi io ti ringrazio Caterina, ringrazio a te, ringrazio anche il direttore Mauro, chissà se riusciamo ad incontrarlo dopo. E adesso vado a piazzare lo zaino e poi mi sistemo un po' per la giornata. Questa spiaggia la conosco e loro conoscono me. chissà che mi rivedono cosa dicono. Yes. Ok. Lasciato lo zaino, adesso sto andando alla mensa perché Mauro, il direttore, mi ha messo a disposizione ancora una volta i servizi dell'isola e lo ringrazio davvero di cuore perché mi permetterà di rilassarmi il più possibile e di riprendermi il prima possibile. Quindi adesso vado alla mensa, mangio un po' e poi faccio altri servizi nell'isola. Buon appetito e piatto pulito. Ho appena finito di mangiare e adesso sto andando a prendere una bicicletta che mi hanno messo a disposizione così posso circolare nell'isola in maniera più semplice e mi dirigo subito verso la farmacia così prendo un antinfiammatorio per sta benedetta gamba. Oh, eccole qua. Ma che bella raga. Ecco la mia bici, la ciappa del cestino, che carina. Oh, grazie alla. Ma raga, è bellissima. Mamma mia. Mossi. Fate largo. Arriva Nets. Più veloce della luce. Sono il più veloce dell'isola. Non mi batte nessuno. A parte lui. E anche lui. Ecco fatto. Ecco qua. Antinfiammatorio preso. Approfitto della luce rimasta. Devo andare a montare la tenda adesso, così mi tolgo sto peso dalle spalle e sto spensierato. Ah, ok, monto la tenda e basta. Bene, ho piazzato la tenda, eccola qua, e guardate intorno a me che spettacolo. Raga, sono felicissimo di essere di nuovo qui ad Alvarella e sono contento di quello che sto vivendo in questi giorni. Mi sto davvero rilassando, me la sto godendo e come dicevo tempo fa mi è dispiaciuto tanto non aver fatto questo dall'inizio di questo viaggio perché è stato sempre un corri-corri. Invece adesso che mi sto fermando un po' di più, sia perché lo voglio io, sia perché comunque ho dei problemi fisici, sto vedendo, scoprendo e facendo cose davvero belle e che lasceranno un ricordo grandissimo dentro di me. Spero vivamente che con questi video riesco a valorizzare tutte le strutture, riesco a valorizzare
tutte le persone che incontro per strada e spero vivamente che tramite questi video voi vediate, come lo sto vedendo io, che l'Italia non è quella che in molti descrivono, soprattutto le testate giornalistiche e quant'altro. Si parla sempre male dell'Italia, ma mai si mette in primo piano le bellezze e quello che di buono viene fatto, ed è davvero un grande peccato, perché questo ci svalorizza e non permette anche di far girare poi l'economia nel nostro paese. Quindi spero veramente che almeno quel poco che vediate nei miei video sia utile per farvi vedere, ma penso che già lo sapete, che l'Italia non è come viene descritta. Noi non siamo come veniamo descritti. Detto questo, ragazzi miei, adesso vi saluto e mi raccomando, se anche questo vi è piaciuto, non dimenticate di mettere mi piace, di condividere e di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo domani, perché sarà una giornata bellissima per me, poi vedete nel video. Detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!